Lo scenario suggestivo è quello di Punta Penna, la porte di Vasto, la pioggia, il vento forte, ospiti indesiderati per quello che doveva essere un appuntamento atteso da almeno 5 anni. Tra le palazzine Ater di via Pennaluce ce n'è una, ai civici 15 e 17, che da tempo ha mostrato segni di pericolosa instabilità. A nulla sono serviti diversi interventi tampone. Molto più ragionevole trovare una nuova collocazione per gli occupanti dei 16 alloggi, alcuni anche proprietari che questa mattina sono stati sgomberati. Nonostante le condizioni meteo avverse, le operazioni coordinate dall'Atera con la collaborazione dell'amministrazione comunale, le ditte di trasloco incaricate, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia, sono state svolte senza particolari problemi. Su questo molto ha influito lo spirito di collaborazione degli stessi residenti che, avvisati per tempo, si sono organizzati per l'occasione. Tra i 16 alloggi anche un paio occupati abusivamente, liberati già nei giorni scorsi. Ovviamente questa è un'iniziativa importante sotto due punti di vista. Il primo perché è uno sgombero atto ad assicurare la sicurezza dei cittadini e dei loro familiari, in questo caso inquilini, perché il palazzo da anni aveva problemi e criticità statiche e da mesi, diciamo anche più da mesi, avevamo sottoposto l'attenzione per accelerare le procedure di sgombero. E grazie alla collaborazione, ripeto, istituzionale, abbiamo messo in sicurezza le famiglie, individuato nuovi alloggi, avviato una progettualità su questo patrimonio vetusto e problematico e speriamo che nel breve tempo possa, come dire, possano trovarsi le migliori soluzioni compatibilmente alle normative vigenti sulle agevolazioni Superbonus 110. È evidente che da parte delle famiglie sussiste un aspetto di natura affettiva, sono legate a questo quartiere, a queste abitazioni, molti di loro vivono qui, sono cresciuti qui da oltre 50 anni ed è comprensibile il loro dispiacere, però ripeto, era un'operazione che inevitabilmente andava posta in essere, avevamo delle indicazioni precise dalla prefettura rispetto alla tempistica e mi sento di ringraziare proprio le famiglie per aver collaborato in queste fasi molto delicate, l'Ater, le forze dell'ordine e tutti coloro che hanno reso possibile questo intervento.